Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del Resto di Bologna. Sono le cause che hanno portato alla scomparsa dell'uomo di Neanderthal? Qual è stata la catena di eventi che ha condotto a questo fenomeno? E perché a un certo punto siamo rimasti solo noi? Ecco, sono tutti grandi interrogativi irrisolti del percorso evolutivo seguito dal genere Homo. Una domandona che ci portiamo dietro da oltre un secolo, e oggi anche l'Università di Bologna darà il suo prezioso contributo per trovare una risposta. In che modo? Grazie a Last Neanderthals, grande progetto di ricerca Synergy, finanziato con 13 milioni di euro dallo European Research Council. È il primo progetto di questo tipo che vince la nostra alma mater, con un budget davvero importante, e il coordinatore Stefano Benazzi, professore ordinario di antropologia fisica al Dipartimento di Beni Culturali. Lui è uno dei principal investigator, quindi investigatori principali, assieme a Francesco Berna, dell'Università degli Studi di Siena, e Omri Barzilai, dell'Università di Haifa. E tutto il progetto vede anche la collaborazione delle università di Pisa e Colonia. Ma è proprio il professor Benazzi a raccontarci i dettagli. Allora, si tratta prima di tutto di un progetto europeo Synergy, che vede la collaborazione tra esperti di aree disciplinari diverse per cercare di rispondere a un'unica domanda. Quindi la domanda è condivisa, ma per dare una risposta è necessaria la collaborazione di esperti di varie discipline. In questo caso la domanda è l'estinzione del Neanderthal, perché appunto il Neanderthal si è estinto, e per rispondere a questa domanda è necessario avere dati di carattere biologico, ambientale e culturale, motivo per cui tre esperti hanno scritto appunto insieme questo progetto per arrivare a questa conclusione, ovvero la scomparsa del Neanderthal. È una domanda che ci portiamo dietro da più di 100 anni, probabilmente da 150 anni, ma forse l'argomento è diventato più caldo verso l'inizio del Novecento, e l'interesse non si è mai attenuato. Il problema che sta dietro appunto al cercare di rispondere a questa domanda è dovuto al fatto che le ricerche in preistoria sono state molto eurocentriche, e quindi abbiamo tanti dati che provengono dall'Europa occidentale e pochissimi dati che provengono dalle altre aree in cui ha vissuto il Neanderthal. Vogliamo ricordare quali sono allora? Sì, allora, Neanderthal prima di tutto è una specie umana che è vissuta da 400.000 anni circa fa fino a 40.000 anni fa, e copriva un territorio molto vasto che va dal Portogallo fino ai Monti Altai in Siberia, quindi un'estensione enorme, e dal nord dell'Europa fino a circa Israele. Quindi questo per dare un'indicazione sulla range geografico in cui abbiamo resti neandertaliani. Le informazioni che però abbiamo vengono principalmente dall'Europa occidentale, quindi dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania e anche un po' dall'Italia. E poi abbiamo informazioni molto importanti che vengono dagli Altai, motivo per cui, stante appunto quello che ho appena detto, sappiamo che bene o male il range ha questa estensione. Abbiamo anche informazioni molto lacunose che provengono dalle zone centrali, quindi qualche informazione dall'Europa orientale, da Israele, e qualche altra informazione dall'Asia occidentale e centrale, però sono assolutamente molto sporadiche. E quindi il problema è che per cercare di dare la risposta sull'estinzione del Neanderthal, attualmente sono state formulate diverse ipotesi, ma tutte queste ipotesi, circa una dozzina, si basano su dati ottenuti dalle zone periferiche in cui abitava il Neanderthal, non dalle zone centrali, che sono poi quelle zone più interessanti, perché nelle zone centrali c'è stato probabilmente l'incontro tra Sapiens e Neanderthal. Ed è lì appunto che è necessario andare ad investigare per cercare di ottenere nuovi dati che possono supportare o meno le ipotesi formulate, ed eventualmente fornire nuove ipotesi sulla scomparsa del Neanderthal.
Allora, quali sono queste ipotesi di cui parla lei? Ci possono essere, sono stati suggeriti fattori di carattere demografico, ovvero i neandertaliani sono andati col tempo verso un'estinzione dettata dal fatto che i gruppi umani erano molto piccoli, separati tra di loro e che quindi fisiologicamente appunto sono scomparsi senza l'arrivo, senza diciamo senza dover attribuire alla loro scomparsa altri fattori come l'arrivo del sapiens. Quindi fisiologicamente scomparsi perché appunto demograficamente caratterizzati da piccoli gruppi. Un'altra ipotesi è quella ambientale, ovvero cambiamenti ambientali repentini, un aumento della rigidità climatica, del freddo, e questo è stato suggerito che potrebbe aver portato alla scomparsa del Neanderthal. Oppure recentemente, sempre dal punto di vista ambientale, è stato suggerito un aumento delle radiazioni cosmiche proprio in corrispondenza della scomparsa del Neanderthal, che avrebbe sfavorito i neandertaliani ed eventualmente altri gruppi umani che vivevano contemporaneamente al Neanderthal, e invece non avrebbe interessato il sapiens, che poi appunto sarebbe rimasta l'unica specie umana sopravvissuta a questi eventi ambientali molto particolari. Sono state suggerite anche eventualmente patologie portate da sapiens che avrebbero portato alla scomparsa del Neanderthal, e poi sono state suggerite una serie di ipotesi che riguardano il rapporto tra sapiens e Neanderthal, e quindi l'arrivo del sapiens potrebbe avere da un lato aumentato la competizione per le risorse nei territori in cui viveva il Neanderthal, e che quindi appunto non potendo più sfruttare le risorse del territorio il Neanderthal sarebbe andato incontro all'estinzione. Quindi ci sono varie ipotesi che possono essere ricondotte a tre macrofattori, ovvero demografia, ambiente, competizione col sapiens. Quindi queste sono le ipotesi. Ora è difficile pensare a dire il vero ad altre ipotesi, ce ne possono essere, però diciamo quelle che sono state formulate in qualche modo coprono quasi tutta la gamma di potenziali ipotesi possibili per spiegare l'estinzione di una specie. Non possiamo escludere però altre ipotesi, come ad esempio la presenza di altri gruppi umani non sapiens che possono in alcuni contesti avere interferito con la sopravvivenza del Neanderthal. Pensiamo ad esempio a gruppi umani denisoviani, di cui sappiamo ben poco, presenti in Asia centrale. Noi non conosciamo i rapporti tra questo gruppo umano denisoviano e i neandertaliani. E che cosa si sa ad oggi quindi di questi gruppi umani, quindi dei Neanderthal? Allora, le ricerche negli ultimi 20 anni hanno riscoperto hanno fornito diciamo una nuova immagine del Neanderthal. Il Neanderthal fino alla fine del Novecento era rappresentato come un cavernicolo molto scimmiesco, però negli ultimi 20 anni le ricerche, ancora una volta focalizzate soprattutto nella periferia, quindi in Europa occidentale, hanno mostrato un Neanderthal molto più simile a noi, anche perché a volte si parla simili ma diversi, no? Perché appunto avevano una cultura molto sofisticata, caratterizzata non soltanto da strumenti litici ma anche da altri strumenti di natura più organica, e al tempo stesso immanicavano gli strumenti litici, quindi utilizzavano dei collanti, in certi contesti sono presenti anche ornamenti che lasciano pensare a capacità cognitive molto più simili alle nostre, utilizzavano appunto gli spazi abitativi in modo abbastanza accorto, quindi riusciamo a riconoscere aree dedicate a diverse attività appunto nelle zone in cui abitavano, quindi effettivamente sono molto più simili a noi di quanto si pensava verso la fine del secolo scorso, tant'è che quando si trovano resti umani in contesti paleolitici datati circa 60.000 anni fa, soprattutto in Asia occidentale, nel vicino Oriente, o perlomeno, lo riformulo, quando non si trovano resti umani in contesti paleolitici datati circa su 60.000 anni fa nel vicino Oriente, non sappiamo se possono essere attribuiti a sapiens e a Neanderthal, perché appunto facevano circa le stesse cose. Poi le differenze si hanno invece tra i 45 e 40.000 anni fa, quando appunto qualcosa cambia, e lì nella maggior parte dei casi, quando troviamo queste culture diverse, caratteristiche del paleolitico superiore, caratteristiche del sapiens del paleolitico superiore, in effetti non troviamo resti neandertaliani. Quindi molto simile,
però ci sono delle differenze, queste differenze si apprestano verso la fine del periodo neandertaliano. Ma perché è tanto importante studiare, sapere cose di uomini che hanno vissuto così tanto tempo fa per l'uomo di oggi? Ma ci sono tanti aspetti che rendono questa ricerca importante. Prima di tutto, il fatto chi siamo e da dove veniamo è una domanda che ci portiamo avanti da migliaia di anni, no? E ovviamente qui siamo proprio nel cuore dell'argomento e abbiamo la possibilità di dare una risposta. Questo periodo cronologico, 60-40 mila anni fa, è cruciale, perché in quel periodo vivevano vari gruppi umani, in alcuni casi possiamo parlare di varie specie umane, non soltanto Sapiens e Neanderthal, ma ce n'erano altre, ma alla fine ne è rimasta solo una. E la domanda è: perché non ci sono i neandertaliani qui? Perché ci siamo noi? Quindi è fondamentale fare questi studi, cercare di capire nel dettaglio cosa è successo, perché appunto non è scontato che siamo rimasti soltanto noi. Poteva rimanere qualche altro gruppo umano e non essere qui noi come Sapiens, ma esserci appunto un altro gruppo. Quindi c'è una domanda molto importante di carattere evolutivo dietro tutto questo, e poi ovviamente ci sono altri aspetti estremamente interessanti, perché Sapiens si è incrociato con questi gruppi umani, sicuramente si è incrociato con Neanderthal, sicuramente si è incrociato con quest'altro gruppo di cui conosciamo veramente ben poco, ovvero i Denisoviani, e questo incrocio è rimasto nel nostro DNA, è stato selezionato positivamente, alcune parti sono state selezionate positivamente ed è quelle che ci portiamo dietro tuttora. Sono quelle parti che sono state strategiche durante l'adattamento del Sapiens dopo 40.000 anni fa e sono parti appunto che caratterizzano la nostra vita attuale. Mi riferisco anche ad alcuni geni antivirali che possono essere utili contro il Covid, giusto un esempio molto attuale, ma altri geni che paradossalmente sono deleteri in questa fase, sempre contro il Covid, quindi dipende quali geni neandertaliani abbiamo preso. Ci sono geni neandertaliani legati al metabolismo, ci sono geni legati paradossalmente alla sua passione alla nicotina, ci sono tante cose che ci portiamo dietro tuttora frutto di questi incroci, e quindi è importante capire esattamente cosa abbiamo ereditato, cosa è stato selezionato positivamente e che effetti ci sono attualmente di questi geni che abbiamo ereditato. Quindi ecco, questi sono un po' alcuni aspetti che rendono importante questo studio in questa parte molto recente dell'evoluzione umana, ma strategica, perché l'evoluzione umana non è mai stata un'evoluzione caratterizzata da un'unica specie. Sappiamo che l'evoluzione funziona un po' a cespuglio, ci sono varie specie, e questo era vero anche tra 60 e 40 mila anni fa. Soltanto ora, per la prima volta, l'uomo Sapiens è solo, cioè da 40 mila anni in poi siamo rimasti soli. Tutto si è giocato lì, tra 60 e 40 mila, e quindi appunto per cercare di capire esattamente cosa è successo bisogna guardare nel dettaglio questo periodo cronologico. Come si svilupperà questo progetto nell'immediato, ovviamente anche quello che è il ruolo dell'Università di Bologna? Sì, allora, come accennavo un po' all'inizio, siamo tre investigatori principali, tradotto in italiano principal investigator, quindi siamo tre investigatori principali, Francesco Berna dell'Università di Siena e Omri Barzilai dell'Università di Haifa. Io mi occupo dell'aspetto biologico, Francesco Berna dell'aspetto paleoambientale e il collega israeliano Omri Barzilai dell'aspetto culturale. Andremo a lavorare in siti strategici che si trovano nel cuore dell'areale di distribuzione del Neanderthal, e quindi prenderemo in considerazione aree dell'Europa orientale, sud orientale, Asia occidentale e centrale. In questa area molto vasta abbiamo individuato circa 30 siti archeologici e noi andremo a lavorare in questi 30 siti archeologici scavando ovviamente e ottenendo tutta una serie di materiali, di materiale archeologico, sedimentologico, osteologico, quindi anche ossa, e dipendentemente dalle nostre rispettive expertise, competenze, studieremo il materiale che troviamo durante questi scavi. Quindi il collega Omri si occuperà dello studio culturale della litica, degli strumenti di pietra utilizzati da questi gruppi umani neandertaliani o eventualmente i primi Sapiens che sono arrivati nei contesti che ho appena menzionato. Il collega paleoambientalista studierà pollini, carboni,
tutto quello che serve per ricostruire il paleoambiente, e io mi occuperò dello studio delle ossa, dell'aspetto, della ricostruzione tassonomica delle faune, eventuali resti umani, studio del DNA, sempre da materiali che provengono da questi siti. E poi metteremo tutti insieme per cercare di capire quali sono stati gli eventi intercorsi nel periodo 60-40 mila anni fa, e che rapporto ci può essere tra questi eventi e la scomparsa dei neandertali. La speranza ovviamente di trovare resti umani, perché i resti umani sono veramente pochi, però trovare resti umani ed essere in grado di estrarre il DNA ci permette di capire prima di tutto se siamo di fronte a dei neandertaliani o altri gruppi umani, e poi valutare la presenza di incroci tra sapiens e neandertal, tra neandertal ed altri gruppi umani, appunto, ed entrare nel dettaglio appunto in questo cioè, diciamo, affinare ulteriormente la nostra maglia cronologica e cercare da 60-40 mila anni fa di restringere ed arrivare nel periodo cruciale 45-40, dove effettivamente poi scompaiono e rimaniamo soltanto noi. Quindi questo è un po', diciamo, la struttura di questo grande progetto europeo. E, che sta per iniziare, è imminente una partenza a questi siti? No, nel senso che l'organizzazione e logistica del progetto richiede tempo, quindi siamo nella fase di siglatura dell'agreement con l'Unione Europea. Il progetto inizierà ufficialmente il 1 giugno 2024, è previsto un kick-off meeting, quindi un incontro di avvio del progetto con i collaboratori, perché ovviamente ci sono tanti collaboratori, ciascuno per i paesi coinvolti nel progetto, e quindi ci sarà questo meeting di avvio progetto che prevediamo di fare la prima settimana di ottobre, e in quella sede noi definiremo con i collaboratori il calendario per le campagne di scavo che verranno fatte a partire dal 2025, e poi appunto oltre a organizzare questo meeting di avvio, dal 1 giugno iniziamo a assumere personale, quindi post dottorandi e dottorandi, e quindi questo richiede tempo, perché noi contiamo di assumere circa 34 post dottorandi e dottorandi, quindi un numero veramente molto grande, e questo appunto richiede tempo. È un progetto enorme, 34 ovviamente ripartiti tra i vari investigatori principali, e ce ne saranno 11 a Ravenna, circa 12 a Siena, e gli altri saranno appunto ad Haifa. Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.